concorso di disegno Mi Fermo A nasce da una sfida promossa da Pietro Ravallese, rappresentante della Casa dei Fili d'Erba, e da me, perché quello che volevamo fare era la rivoluzione. La rivoluzione perché vogliamo fare in modo che attraverso il concorso di disegno Mi Fermo A le persone siano protagoniste del proprio tempo, protagoniste dei propri sentimenti, che si fermino e caccino fuori quella che è la propria emotività. Hanno partecipato al concorso ben 51 persone distribuite in questa fascia di età dai 12 ai 79 anni, e non solo, le opere pervenute sono 54, qualcuno insomma ha voluto regalarci un'opera in più. O mare, mentre baci la madre terra, abbracciasti l'amorevole scogliera, l'amica della mia infanzia, e mi fermo qui ai ricordi vissuti nel borgo contadino pastenese. In voli gabbiani nella brezza frantumano lo scoglio dei miei pensieri, e sopra ad una foglia d'autunno aspetto l'alba dell'addio. E tu, mare, con le onde materne mi cullerai ancora in eterno. L'obiettivo del concorso, con nostra grande sorpresa, è stato pienamente raggiunto, perché le persone hanno iniziato a fare questa rivoluzione, a sostenere questa rivoluzione basata sulla creatività, sulla libera espressività, perché ciascuno di loro, attraverso un semplice disegno in formato A4 con pennarelli, matita, ha voluto esprimere il proprio stato emotivo, i propri sentimenti. Adesso metteremo online tutti i disegni pervenuti, ma non sarà una gara like, premieremo insieme a quelle dei giudizi artistici, dei giudizi della giuria, anche il più votato e il meno votato, per cui in realtà hanno già vinto tutti partecipando, ma vogliamo fare in modo che questa partecipazione crei una piccola comunità di persone che insieme possono provare a scardinare dalla piramide della malinconia, ad arrivare insieme alla piramide della gioia. E per questo, intorno al concorso, creeremo iniziative e occasione per vederci, stare insieme e insieme camminare verso questo futuro che sogniamo.